Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi parleremo delle tech del Blight. Queste tech non sono così difficili da imparare, alcune di queste, altre sono leggermente un po' più difficili. Iniziamo a vedere le prime tech. Ovviamente però, disclaimer, se non vi preoccupate, in un futuro prossimo faremo un tutorial anche in generale sul Blight. Però mi è stato richiesto da molti di parlare in generale delle tech di questo killer e volevo cercare di farvi capire al meglio di come usare alcune di queste tech, appunto. Praticamente, quando voi siete in rush, avete la telecamera mezza bloccata, ok? Se però voi premete Q e muovete il mouse a sinistra, appunto, come dicevo prima, velocemente, riuscirete a girare di scatto in un lato, perché vi permetterà di riuscire ad arrivare in punti che normalmente non riuscireste a girare, come appunto fare un 180 in un loop, arrivare in zone un po' più difficili, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, settate su Q ed E come per il Billy, come per il tutorial del Billy, le impostazioni per girare la camera destra-sinistra, perché una piccola tecnica molto importante: quando swingate, quindi quando fate il tasto sinistro per mollare l'attacco, se premete Q e muovete il mouse a sinistra, vi muoverete di tanto la visuale e riuscirete persino a fare 180. Quindi mi raccomando, cercate di capire e imparare anche questa piccola cosa. Un'altra piccola tecnica per il Blight è: l'hitbox del Blight è molto grosso. Molto spesso è più comodo arrivare addosso al survivor mentre stai rushando e tenertelo su un lato e muovere a destra o a sinistra visuale in base da che lato lo stai tenendo e swingare l'attacco, perché l'hitbox non è solo davanti a voi ma è molto più largo di quello che sembra. Quindi tenetelo sulla destra, per esempio il survivor, correndo, lo tieni sulla destra, swinghi mentre giri a destra, hai una ampia zona dove hitarlo ed è più facile. È una cosa da imparare, ovviamente, però è un consiglio che vi do perché renderà più semplice gli hit. Invece di swingare prima per arrivarci è appiccicarvi al survivor e poi colpire, perché è molto più grande l'hitbox di quello che è, e in più darete meno possibilità al survivor di doggiare l'attacco. Quindi fai pam, così istantaneo, pam, distrutto, pam, 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 pam. Quindi questa è un'altra piccola tecnica che vi consiglio per colpire meglio col Blight. Bisogna comunque impararlo, ragazzi. Vi consiglio sempre di provare queste cose in custom. E se avete più domande, chiedetemi, mi raccomando, non vi preoccupate. Adesso andiamo a vedere le tecniche del Blight, ragazzi. La prima di cui andremo a parlare, che è la più semplice da imparare, è la slide tech, ragazzi. È molto semplice. Praticamente c'è un modo per riuscire a strisciare letteralmente contro i muri e gli oggetti della mappa con il Blight. Ed è molto semplice. La tecnica più facile è: guardate leggermente in basso, girate la camera leggermente a sinistra o a destra in base a dove volete andare e premete tasto destro. Semplice, facile, conciso. Questa è la slide tech ed è il modo per iniziare a strisciare per arrivare a un punto magari più lontano della mappa. Praticamente serve per usare un dash in meno, un rush in meno, in modo tale che magari il survivor non si aspetta istantaneamente che passi questo, quel pallet, passi il vault, passi la finestra, passi quello che vuoi passare in pratica, velocemente e senza rimbalzare subito. Diciamo che questa è la base per imparare a come giocare il Blight. Cercate di capire come si striscia sui muri. Alcune tiles, alcuni oggetti come magari le macchine sono un po' più buggate e riuscirete a slidare ancora meglio. Alcuni alberi fanno la stessa cosa. Bisogna stare attenti a capire bene col Blight in pratica dove puoi sbattere e dove no. La prima tecnica comunque è questa, quindi è molto semplice. Semplice, cercate, appunto, ripeto, guardate verso il basso, girate a destra o a sinistra visuale e premete tasto destro. Fine. Questa è come si slida. È la proprio la base. Imparatela, provatela magari in privata, con qualche amico, con i bot, scegliete voi quello che preferite. Provate a capire bene assimilata questa. Una volta assimilata la slide tech, andiamo per la hug tech, che è un misto di entrambe. Come funziona? Come per la slide tech, dovrete nel futuro guardare a destra o a sinistra in basso. Importante guardare in basso, ragazzi, mi raccomando. Guardate un muro, ci premete tasto destro dritto in modo tale da rimbalzarci. Verrete spinti un po' indietro. Premete W per camminare addosso al muro, dovete starci appiccicati. Girate la visuale a destra o a sinistra in basso e ripremete tasto destro. Praticamente farete la slide tech, però potrete subito attaccare, così da poter poi girare la visuale a destra o a sinistra. Ricordiamolo. Premete tasto destro contro il muro, abbassate la visuale, camminate in avanti, la tiltate un po' a destra
o a sinistra, tiltare significa girare, destra o a sinistra, e riprimete il tasto destro e strisciate, quindi scivolate per il muro e cercate di girare semplicemente i pallet e i loop. Mi raccomando, appunto, il tasto sulla Q e la E è importante perché vi aiuterà a girare di più la visuale mentre siete lockati. Più ce la più riuscite a girarla, più riuscirete a girare gli angoli. Proseguendo con le tech, esiste la Virtual Tech, che è praticamente l'evoluzione dell'Hug Tech. Sostanzialmente cos'è? Al contrario dell'Hug Tech, la Virtual Tech ti permette subito di attaccare istantaneamente, proprio praticamente pochi frame in cui sbatti, perché ti appiccica al muro, fai un passo microscopico indietro, piccolo piccolo piccolo, giri la visuale a destra o a sinistra in base a dove vuoi rushare, premi tasto destro per sbattere e spammi tasto destro velocissimo, in modo tale che sbatti contro il muro e poi fai subito la rush per slittare contro il muro e poter subito hittare. È praticamente un hug tech, ma più veloce. Si chiama Virtual Tech questa. È leggermente più difficile, ovviamente. Non vi riuscirà sicuramente al primo tentativo, non vi riuscirà al secondo tentativo. Forse al quinto o al sesto inizierà a capire, riuscirete a capire meglio come fare. Rispiegandolo brevemente, vi appiccicate al muro, girate la visuale guardando sempre in basso, ragazzi, mi raccomando, guardate in basso. Fate il primo scatto, riguardate in basso e premete tasto destro subito e spammandolo tasto destro proprio, spammatelo con più velocità possibile. È importante perché appunto serve per evitare il survivor se aspetti che voi possiate già colpirlo. È molto più veloce di un attack, ma è anche molto più difficile da attuare. La prossima è la Moon Rush. La Moon Rush praticamente serve per baitare i sopravvissuti. Praticamente quello che fa è letteralmente moonwalkare. Diventate Michael Jackson. Come si fa? È un po' più difficile. Praticamente vi appiccicate, fate tasto destro come per un hug tech, ok? Correte contro il muro col tasto destro guardandolo dritto. Abbassate la visuale, la tiltate di 5 gradi massimo verso sinistra o verso destra, dipende dove volete camminare all'indietro. Dovete guardare in pratica dalla parte opposta di dove volete andare. Mentre premete tasto destro, quindi appena cliccate tasto destro, girate completamente la visuale dalla parte opposta più possibile e quello che risulterà sarà che il Blight correrà all'indietro guardando a sinistra. È molto importante, questi piccoli dettagli sono importantissimi da applicare durante una partita, diventano difficili ma con la pratica vi verrà più automatico, ragazzi. Questa è la Moon Rush, vi ripetiamolo velocemente in caso di necessità per tutti. Tasto destro contro il muro, guardate in basso, tiltate di 5 gradi verso sinistra o destra la visuale, premete tasto destro e nell'istante in cui premete tasto destro girate la visuale premendo anche E volendo o Q, in modo tale da avere più sensibilità se non ce l'avete troppo alta, dalla parte opposta, in modo tale da risultare da camminare all'indietro, non far comprendere bene i tuoi movimenti al survival e riuscire a prenderlo. Un'evoluzione della Moon Rush, c'è la Double Moon Rush. Dopo che un po' che riuscite a fare la Moon Rush, probabilmente i survivor se l'aspetteranno di nuovo. Quindi cosa potreste fare? Semplicemente potete far finta di camminare all'indietro per poi camminare avanti. Qua esistono i mind game, è tutta una questione di abitudine comunque, perché comprenderete bene o male le situazioni migliori. Qua ci sono dei piccoli esempi, starà a voi però comprendere, più lo giocherete, quale situazione si adegua meglio. Per questo ridico sempre, serve esperienza. Sbatteteci la testa come fa il Blight, mettete un like intanto al video, mi raccomando, ci servirà, ci aiuterà sempre. Quindi come funziona? Prendete tutto quello della Moon Rush, ma l'unica differenza è, invece di tiltare a 5 gradi verso destra o verso sinistra, tiltate di un grado. È proprio un microcentimetro. La camera dovrà essere girata verso dove volete andare, quindi se volete andare a destra, dovete guardare leggermente a destra e fare tutto il resto come fate per la Moon Rush. Vedrete che il Blight camminerà un po' all'indietro per poi correre in avanti. Ovviamente avrete bisogno di abbastanza spazio. Ci sono alcune loop in cui funzionano meglio queste cose qui, ce ne sono alcuni punto esempi. Ripetiamolo, serve dell'allenamento. Dovrete capire voi su quali pallet bene potrete utilizzarlo, non vi posso mostrare ogni singolo pallet. Sarà tutta una questione di adattamento, raga, dovete adattarvi alla situazione. Con questo comunque chiudiamo le tech, sono queste tutte le tech, abbiamo finito, tranquilli ragazzi, è durato un pochettino però perché è arrivato fin qua. Spero che vi sia stato interessante, che vi ha aiutato. Teoricamente si possono tranquillamente fare anche con il controller, ho visto che qualcuno lo fa con il controller, molte di queste tech. Quindi non vi dovete preoccupare, per voi che giocate al controller, che volete rischiare di giocare col Blight e smadonare fortissimo, lo potrete fare con queste bellissime tech. Detto ciò ragazzi, comunque vi ringrazio tutti di cuore del supporto che mi date ogni giorno e direi che ci vediamo alla prossima, ragazzi, un bacione grande e ciao.